Signore e signore, buongiorno. Il muro di Stasio, presidente di Piccola da circa un anno e mezzo, e abbiamo preso questa presidenza in un momento brillante dell'economia mondiale, pertanto in pieno 2009, nel bel mezzo della crisi. Poiché a questa crisi ci è stato chiesto di rispondere in maniera concreta, pertanto le aziende non hanno bisogno di tanta teoria, ma hanno bisogno di capire e di essere guidate in un percorso che comincia a dare i primi segnali di ripresa, ma noi lo stiamo mappando ancora molto difficile, molto selettivo. E per anche il mio modo di fare, di agire, chi mi conosce, qualcuno mi conosce, sa anche il trascorso, diciamo, come io ho affrontato la vita, ma il taglio che ci è stato chiesto è quello di impegnare meno tempo possibile alle persone, ma dare più cose concrete possibile in questo momento difficile. Dopo una serie di diciamo incontri fatti con tanti piccoli imprenditori, un anno e mezzo fa abbiamo deciso di concentrarci solo su quattro temi principali, che sono i temi che maggiormente preoccupano le imprese un anno e mezzo fa, ma sono ancora i temi principali ad oggi. Abbiamo creato un gruppo molto coeso, dove ho inserito tre vicepresidenti, di cui Giorgio Possio è uno dei più concreti come me e come anche gli altri, e abbiamo deciso di portare avanti quattro temi. Senz'altro il primo tema, che è quello che io diciamo coordino direttamente, che rapporto col sistema bancario, banca impresa e sviluppo diciamo del sistema finanza l'impresa, che si sta complicando sempre più, però oggi non siamo fuori tema. Il secondo tema era quello di capire esattamente, tutti parlavano di due anni fa internazionalizzazione, tutto facile, brick, non brick, però concretamente noi dovevamo dire alle piccole e medie aziende che non avevano ancora delle chance o delle strategie precise cosa poter fare. Allora anche lì, con la nostra concretezza, abbiamo detto non raccontiamo cosa fare per ottimizzare, per diventare imprese più più diciamo internazionali, ma non soltanto come vendite, ma come gestione, come produzione, come ognuno ha le sue strategie. Allora diciamo che quello che abbiamo scelto, che è un po' anche il tema che verrà portato oggi, è quello di studiare una case history. Allora è stato fatto un percorso su un'azienda scelta dopo una selezione abbastanza importante, un'azienda che facesse poco di internazionalizzazione, pertanto in quel caso l'azienda scelta aveva un fatturato export inferiore al 10%. Abbiamo chiamato tutte le istituzioni che abbiamo criticato, tutti gli uffici, che abbiamo fatto un convegno sulla parte dell'internazionalizzazione e abbiamo preso in giro tutte, perché abbiamo visto che poi il 60% dei servizi venivano pagati a consulenti esterni. E abbiamo chiamato questi enti preposti a questo, pertanto è stato coinvolto il CEIP, sono stati coinvolti altri uffici, anche quello dell'Unione Industriale, e abbiamo avuto anche un tutoraggio di Deloitte, dove abbiamo creato un tutoraggio di un'azienda che voleva allargare gli orizzonti, e abbiamo cercato di ottimizzare tutti i servizi che erano messi a disposizione dalle istituzioni. Sono state fatte delle indagini sui diversi mercati da parte del CEIP, la Deloitte ha verificato la fiscalità internazionale di questi mercati, l'azienda ha creato un team e presenteremo nei prossimi mesi quello che è il risultato di questo risultato concreto. Vediamo, ci mettono 9 mesi a partorire un figlio, vediamo noi cosa riusciamo a partorire in 9 mesi. È stato dato un tempo, perché i progetti ormai a 3-4 anni, il mondo cambia talmente velocemente che oggi i risultati devono arrivare, almeno i primi segnali devono arrivare. Un altro tema molto importante, in un momento dove l'innovazione, tutta questa parte qui diventa sempre più, e la difesa di quelli che sono i vari brevetti diventa una cosa importante, e dove c'è una cecità da parte del mondo finanziario, pertanto in tutto quello che è intangibile oggi, le banche dicono molto nei loro convegni, ma poi applicano niente, l'intangibile oggi è valutato poco meno di zero. Dicono l'intangibile, se un'azienda ha dell'intangibile, ha dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, lo vediamo dal conto economico. D'altronde non è facile valutare un marchio quanto vale un brevetto. Lì noi abbiamo un nostro vicepresidente che è uno dei massimi esperti, che è un nostro associato di uno studio specializzato in marchi e brevetti e tutela di questi, è nato pertanto il quarto progetto. Pertanto i progetti sono la reazione del mondo banca impresa, la parte
di sviluppo sull'internazionalizzazione, la parte della difesa dell'intangibile, marchi, brevetti e altre, e tutto quello che diventa intangibile, e poi logicamente abbiamo bisogno anche di un corso molto concreto, perché oggi parole tante, abbiamo dovuto dare un qualcosa, perché in questo momento competere diventa sempre più difficile, la competitività italiana, io faccio parte di diversi gruppi di lavoro anche in Confindustria, siamo veramente crollati agli ultimi posti. Oggi quello che sono le semplificazioni, le ottimizzazioni nei vari processi, e lui aveva scritto questi nomi lì, che poi c'è il massimo esperto che li tradurrà, ma non vi tradurrà soltanto esattamente cosa vuol dire il concetto, ma ci saranno dei casi concreti che spiegheranno come delle aziende italiane, aziende di cui qualcuna me la sono trovata in qualche convegno, Elica, ci siamo trovati a Genova 3 anni fa, ecco, hanno applicato queste cose per spiegare, dare dei segnali concreti in parole semplici agli imprenditori che oggi di cose complesse ne hanno già troppe da affrontare. Io potrei parlarvi della storia della mia vita, tutto saremmo qui, loro sarebbero uditori, no? Però il convegno è per loro. Vi do soltanto un messaggio, proprio per dare concretezza a questo momento molto difficile. Noi abbiamo letto un mucchio di critiche o di pareri favorevoli, contrari e tutto a quello che oggi è il contesto nostro associativo. Oggi, per rispondere anche un attimo e dare un segnale concreto e non politico, è stato deciso che il convegno biennale di piccola industria, che era stato pianificato a Bergamo per il 25 e 26 maggio, venisse annullato e venisse convocato un'assise congiunta di Confindustria con piccola industria, a porte chiuse, senza giornalisti, ma per esprimere veramente il punto di vista e la situazione di Confindustria rispetto ai temi principali. È stata fissata questa assise, che è un momento molto molto importante, per il 7 maggio, volutamente di sabato, per rispondere che gli imprenditori il sabato vanno anche a lavorare, perché oggi durante gli altri giorni hanno cose importanti da affrontare, e è già iniziato, perché è un percorso che è iniziato già da oltre un mese, tenendo conto che i tempi sono molto ristretti, perché in quell'assise dovrà emergere un documento con 8 temi fondamentali affrontati da Confindustria, ma dove noi come Confindustria non ce ne freghiamo né della politica né di tutto il resto, e proponiamo delle cose, ci schieriamo per ogni tema, esprimendo però non quello che emerge dai 100 studi di Roma, ma quello che emerge da tutti noi e da tutti voi. Pertanto è iniziato un workshop che quasi tutti i giorni è stato fissato un incontro improvvisatissimo, perché non era previsto, è stato convocato per lunedì 4, dove sia la Marcegaglia, pertanto presidente di Confindustria, che Boccia, che è il nostro presidente nazionale di piccola industria, verranno proprio a sentire sui vari temi quelle che sono le necessità degli imprenditori, per evitare di parlare su troppi temi. Difatti noi io ho già fatto 3 riunioni su questo, però abbiamo parlato su tutti i temi che potevano interessare. Sono emersi questi 8 temi. Lunedì, quello che sarà l'incontro che si terrà appunto dalle 10 all'1, sarà focalizzato sulla parte dell'innovazione, processi, intangibili, pertanto anche un po' in tema con quello che stiamo facendo oggi. Ecco, chi può partecipare? Tutti gli associati sono stati invitati. È importante, perché ci vorrebbe arrivare a 7 ad esprimere veramente qualcosa che emerge dalla base. Anche se sono assise di Confindustria, la maggioranza di queste imprese e di queste tematiche sono quelle che toccano principalmente le piccole e medie aziende. Oggi le piccole e medie aziende, che penso che molti di voi oggi qui rappresentano, oggi sono quelle che hanno problematiche molto più difficili da affrontare nel futuro. Perché poi c'è, purtroppo, con alcuni convegni su Basilea 3 tutto, si sta delineando un profilo un po' troppo pericoloso, dove si dice che sotto un certo taglio di impresa difficilmente queste imprese potranno competere. Però diciamo, noi oggi dobbiamo tirar fuori esattamente chi siamo, e dobbiamo dirlo noi, perché se ce lo vengono a dire dalla Bocconi, che ci dicono che sotto i 15 milioni siamo imprese perdenti per competere in un contesto mondiale, però noi dobbiamo tirar fuori, perché l'85% di aziende sono quelle, cioè
e 35% di occupazione. Pertanto oggi c'è bisogno proprio che la base smetta di criticare, perché oggi di problemi ne sono successi diversi, no? Hai visto le relazioni industriali e tutto, però che diventeranno punti fondamentali per questa SISE, vengono però veramente, e la base di Confindustria dia veramente le indicazioni alla presidenza e a chi porterà avanti il programma verso la politica e verso il mondo della comunicazione, esattamente di cosa esprime Confindustria. Io vi lascio, perché il tema oggi, siamo alla seconda edizione dell'IN, vediamo effettivamente che la concretezza di questo tema, come degli altri temi che stiamo presentando, oggi porta un mucchio di imprenditori nelle diverse funzioni aziendali, proprio per cercare di capire come fare a migliorare la nostra competizione, ma la cosa più importante, sentiamo delle aziende italiane che l'hanno già fatto, cosa hanno fatto, e speriamo che ognuno di noi possa uscire cercando di capire qualcosa che magari nella nostra azienda può funzionare. Questo servono i convegni, i convegni concreti dei vicepresidenti concreti di piccola industria. Grazie e buon lavoro.